ci prendiamo un caffè! Espresso! Un caffè con il programma di approfondimento dei temi congressuali del 34esimo Congresso Nazionale Forense. E bentrovati ai nostri radioascoltatori. Abbiamo con noi il presidente degli Ordini degli Avvocati di Palermo, il collega Di Stefano. Allora, so che voi avete presentato fra le altre mozioni una vostra in particolare. Che mozione è e quali sono i contenuti di questa? E intanto ben trovati a tutti e grazie per l'ospitalità che mi state dando, che ci state dando, perché io rappresento l'Ordine degli Avvocati di Palermo, 5.290 avvocati. Che quindi, non sono bruscolini. Che non sono bruscolini e tra l'altro sono 5.290 avvocati che ci tengono particolarmente a rappresentare le loro idee. In particolare la nostra mozione è una mozione che ha una grande valenza politica, perché noi intendiamo dire al legislatore: siamo stanchi di riforme a costo zero nella giustizia, e per la giustizia occorrono delle riforme mirate, specifiche, chiare e che impegnano lo Stato italiano anche con danaro. Finora tutte le riforme sono state fatte sulle gambe di noi avvocati: la negoziazione assistita, la mediazione, lo stesso gratuito patrocinio. Il gratuito patrocinio lo facciamo noi avvocati, abbiamo i nostri uffici, abbiamo il nostro personale, abbiamo i consiglieri dell'ordine. Insomma, tutte le riforme dell'ultimo periodo il legislatore ci ha detto che devono essere a costo zero. Non è più tollerabile questa circostanza. Le riforme serie in materia di giustizia devono impegnare lo Stato anche con quattrini. Noi avvocati siamo pronti a partecipare a qualsiasi tipo di riforma con la nostra capacità, con la nostra competenza, anche con i nostri sacrifici, però lo Stato ci deve mettere del suo anche in termini economici. Ecco perché abbiamo pensato di presentare questa riforma, che a mio avviso è ineludibile. Non è più possibile pensare che la giustizia sia un qualcosa che cammini solo sui sacrifici degli avvocati. In particolare avete segnalato nella mozione qualche eventuale provvedimento, oppure in generale, cioè la mozione? Allora, intanto la mozione, come tutte le mozioni, è di natura politica, quindi certo, è una mozione di carattere generale. Sì. Però non c'è dubbio che quando parliamo di riforme che impegnano lo Stato italiano, parliamo di riforme anche concrete. Intanto facciamo un serio reclutamento di magistrati, occorrono nuovi magistrati, facciamo concorsi che ci portino nuovi magistrati nei nostri tribunali, mettiamo a posto la stessa struttura giudiziaria, abbiamo tribunali oramai obsoleti, implementiamo il processo civile telematico, assumiamo nuovi cancellieri, nuovi operatori giudiziari. Insomma, tutte queste cose necessariamente passano attraverso del danaro, e certo, quindi lo Stato si deve impegnare a spendere anche danaro. Presidente, è una banalità, può sembrare una banalità, però così, per noi operatori di diritto non è assolutamente banale che ci siano tre magistrati in più nel civile. Noi in parte condividiamo la stessa esperienza, perché sono del foro di Catania, quindi molte patologie, perché non sono più delle problematiche fisiologiche ma sono divenute delle vere e proprie patologie, sia per quanto riguarda le sedi proprio giudiziarie, sia per quanto riguarda anche la carenza di organico a livello, lei sottolineava bene, di magistrati ma anche di cancellieri, e questo poi va a avere delle ripercussioni inevitabili su quello che è la quotidianità di noi avvocati. Quindi ritengo, proprio da questo punto di vista, che una voce forte e autorevole, ma che deve essere coesa, può essere assolutamente utile. Quindi la mozione si muove in questa direzione. Non solo si muove in questa direzione, ma io non so se avremmo la possibilità di presentare questa mozione, ma parte da un concetto ancora più ampio, cioè che sostanzialmente l'avvocatura oggi deve rispondere alle sfide che gli vengono imposte con una unitarietà di intenti chiara. Noi avvocati ci dobbiamo muovere tutti quanti sulla stessa lunghezza d'onda, e mi fa piacere che il Consiglio Nazionale Forense sta operando all'unisono con l'OCF. Io devo dire che anche i consigli dell'ordine a livello locale stanno promuovendo azioni di confronto positivo, e permettetemi di
di dire, anche armonico col Consiglio Nazionale Forense e con l'OCF. Mi fa piacere pensare, e mi fa piacere che questo si stia verificando, che l'avvocatura oggi parla con una voce sola, forte, autorevole, importante. È quello che ci aspettavamo da anni, perché da un po' di tempo a questa parte abbiamo sempre assistito ad un'avvocatura in qualche modo non unita. Io sento che da un po' di tempo a questa parte l'avvocatura ha capito la lezione, cioè deve essere unita per entrare in contatto con tutti coloro i quali non vogliono bene all'avvocatura. E credetemi che sono tanti quelli che non vogliono bene all'avvocatura. Beh, questo lo vediamo anche ormai sui social, che c'è parecchia gente che ormai farebbe anche a meno di noi, anche parte della magistratura. Sono contento di questa mozione, perché diciamo, l'intento della mozione è riaffermare l'unità, la coesione dell'avvocatura attraverso la proposizione di nostri diritti, ma che devono passare attraverso un costo legislativo che secondo me è quello fondamentale. Sì. Permettetemi di concludere. Finora cosa è successo? È successo che gli avvocati si sono sacrificati. Io poco fa parlavo di negoziazione assistita. Ma negoziazione assistita è una riforma a costo zero, è però un sacrificio per gli avvocati. O la mediazione, no? La mediazione è una riforma a costo zero per lo Stato, però i mediatori sono avvocati, gli avvocati partecipano in mediazione, e quindi sono delle riforme che impegnano l'avvocatura anche sotto il profilo economico, perché spesso, se le mediazioni non passano alla seconda fase, noi lo sappiamo, il mediatore non prende nulla per l'attività che fa. Ebbene, noi oggi intendiamo dire tutte le future riforme impegnino lo Stato anche da un punto di vista economico. Sotto altro profilo, visto che ho la possibilità di parlare in radio, volevo anche dire un qualcosa di diverso. Noi avvocati da un po' di tempo a questa parte stiamo facendo delle battaglie che non sono battaglie partigiane, ma sono battaglie che riguardano l'amministrazione della giustizia, l'efficienza nella giustizia, sono battaglie che riguardano i diritti dei cittadini, la tutela dei cittadini. C'è un patrimonio di civiltà che appartiene a questa, perfetto, a questo paese. Perfetto, però io credo che la società non riesca a cogliere la bontà delle nostre battaglie. E allora la vostra radio, i social media, secondo me noi avvocati ci dobbiamo approcciare in maniera diversa con le forme di pubblicità. Dobbiamo pubblicizzare di più ciò che facciamo, dobbiamo fare capire alla società civile che noi facciamo battaglie, che le nostre battaglie sono battaglie fatte per loro, e quindi ben vengano momenti come questi in cui possiamo dire quello che facciamo, possiamo fare capire quello che facciamo, perché ripeto, quello che facciamo non lo facciamo per interessi nostri di bottega, ma nell'esclusivo interesse della società civile. Se noi parliamo di diritti, se noi parliamo di garanzie, se noi parliamo di tutele, non lo facciamo perché l'avvocato ha bisogno di diritti, di garanzie e di tutele, ma perché il cittadino ha bisogno di garanzie, diritti e tutele. E quindi le nostre battaglie devono essere capite dalla società civile. Ben vengono forme come questa e altre che ci consentano di spiegare quello che facciamo. Bene, grazie Presidente, noi sappia che la nostra radio è a disposizione qualora volesse sentire l'esigenza di comunicare sempre. Il collega Rosario Dolci, grazie, che spesso mi ospite nelle rubriche condominiali, io lo sfrutto perché mi sembra che davvero è uno dei primi nella materia. Se lui lo sa che io non sono uno che ama molto la diplomazia, lo dico veramente sinceramente, lo apprezzo molto e lo saluto. Rosario, grazie a te, grazie di averci fatto conoscere il Presidente. Grazie Angelo, mi onora quello che dici. Nel nostro piccolo, nel lavoro quotidiano che svolgiamo, anche attraverso la divulgazione dei contenuti del diritto condominiale, si rappresenta un momento in cui la conoscenza è in grado di evitare il conflitto, quindi anche quella è un'attività preliminare all'accesso alla giurisdizione, esatto, all'accesso alla giustizia, che svolge l'avvocato consapevole che è un valore aggiunto proprio per agevolare il vivere civile e nei rapporti anche di vicinato. Quindi per questo vale il doppio il tuo complimento e lo apprezzo davvero. Sono onorato e ringrazio il mio Presidente di poter condividere questi contenuti e di fare parte dell'Ordine. Grazie a voi. Ci prendiamo un caffè. Espresso, un caffè con il programma di approfondimento dei temi congressuali del 34° Congresso Nazionale Forense.